I ragazzi e le ragazze di Matera, dai racconti materani di Vito Coviello. I ragazzi e le ragazze di Matera, come tutti i giovani del mondo, hanno sempre cercato di incontrarsi, da sempre e in qualsiasi maniera. Prima degli anni 60 si incontravano solo a messa o durante le feste religiose, magari durante una processione, ma sempre da lontano e con parenti al seguito. Il più delle volte, quando le ragazze salivano dai sassi per andare a prendere l'acqua alla fontana Ferdinandè in piazza Vittorio Veneto, si incontravano lì, attenti a non creare del pettegolezzo nelle amiche delle mamme e nelle pettegole di turno. Poi col tempo si formarono dei gruppi. C'era il gruppo degli amici del muretto, quelli del muretto. Il muretto era proprio posto in piazza Vittorio Veneto, davanti alla fontana Ferdinandea. Un muretto accanto al quale si scendeva per i sassi. Sotto, proprio sotto il muretto, c'era una trattoria, ma più che una trattoria, era un'osteria dove si vendeva del vino e del pesce arrostito, delle alici arrostite. Da quella osteria salivano sempre odori di fritture, di oli, fritti e rifritti, però si stava lì a guardare le ragazze che passavano, ma che passavano solo la domenica, perché negli anni 60 le ragazze potevano uscire soltanto la domenica, e durante il resto della settimana si era solo tra ragazzi ed era una gran noia. Ma poi c'era anche il gruppo di quelli del Fontanino. Il Fontanino era una fontana di pietra posta accanto alla chiesa di San Domenico, su d'un lato, dove su, attaccato al muro, c'era un lungo sedile di tufo dove le persone si sedevano per di due chiacchiere. Quando poi tolsero dalla piazza gli alberi e i marciapiedi per farne piazza unica, alberi sui quali naturalmente si appoggiavano i ragazzi sotto gli alberi, attenti a non ricevere le fortunate cacchine dei passerotti che popolavano la sera gli alberi. Allora i ragazzi si spostarono tutti in via Roma, ma da via Roma poi andarono a finire a piazzale Kennedy, e lì in piedi o seduti sulla scalinata vennero apostrofati come i pinguini da qualcuno adulto che aveva dimenticato di essere stato lui stesso giovane. Oggi in giro, ragazzi, per la piazza se ne vedono pochi, perché per lo più escono tardi e vanno nei pub, nei bistrò, a ritrovarsi a bere dei liquori di bassa qualità e di basso costo, che peraltro gli fanno anche male.